accompagniamo questa grande missione di Padre Giorgio con la nostra preghiera, perché, come diceva il titolo della sua tesi, sussurrare la fede, ecco perché sappia sussurrare la fede che viene dallo Spirito di Dio, che prepara il suo terreno ancora prima che i missionari giungano nel luogo. Particolarmente significativa la celebrazione all'interno del santuario della Consolata, che rappresenta per Giorgio, missionario della Consolata, il mettere nelle mani di colui che è stato rettore del santuario, Giuseppe Lamano, mettere nelle mani della Madonna questa nuova missione, ed è particolarmente significativo anche per la città di Torino, che un suo figlio, ordinato vescovo, porti la fede, sussurri la fede nella terra di Asia. Uniti profondamente in questa comunione dello Spirito, ci prepariamo allora adesso alla celebrazione eucaristica e alla consacrazione di Padre Giorgio come vescovo della Mongolia. Thank you.
Do il benvenuto a tutti voi qui convocati per l'ordinazione episcopale di Monsignor Giorgio Marengo, primo missionario della Consolata in Mongolia, nominato nuovo prefetto apostolico di Ulaanbaatar. In particolare sono riconoscente al Signor Cardinale Luis Antonio Tagle, prefetto della Congregazione Romana per l'Evangelizzazione dei Popoli, che presiede questa celebrazione. Ho avuto modo di notare, Eminenza, che nella sua genealogia episcopale ci sono un arcivescovo di Torino, il cardinal Gaetano Limonda, che fu anche membro della congregazione di propaganda Fide, e il missionario salesiano piemontese, il cardinale Giovanni Cagliero. A Torino lei ha quindi delle radici spirituali, e anche per questo che oggi per lei abbiamo scelto il bastone pastorale del venerabile servo di Dio, Monsignor Giovanni Battista Pinardi, affezionato discepolo del beato Giuseppe Allamano, che fu vescovo ausiliare di due nostri arcivescovi. Ringrazio per la loro partecipazione il nostro arcivescovo, Monsignor Cesare Nosiglia, il signor cardinale Severino Poletto, nostro arcivescovo emerito, che nel 2001 ordinò presbitero Padre Giorgio,
e tutti gli altri eccellentissimi arcivescovi e vescovi qui convenuti. La prima ordinazione episcopale celebrata in questa basilica dopo l'imponente ristrutturazione del santuario, avvenuta per iniziativa del rettore Beato Giuseppe Allamano, fu quella di un missionario della Consolata, Monsignor Filippo Perlo, nominato primo vicario apostolico del Kenya, e venne compiuta dall'arcivescovo Cardinale Agostino Richelmi il 23 ottobre 1909. Oggi tocca a un altro missionario della Consolata e mi piace pensare alla presenza tra noi del Beato Giuseppe Allamano, che non dal coretto a lato dell'altare, dove spesso sostava per dialogare con la Consolata, e non solo, attraverso il calice del 50° della sua ordinazione presbiterale che sarà affidato a lei, Eminenza, in questa celebrazione, ma dal cielo si unisce per rendere con noi grazie a Dio e per assicurare a Padre Giorgio la sua preghiera per l'efficacia del ministero episcopale ora a lui affidato e per invocare su di lui l'effusione dei doni dello Spirito Santo. Iniziamo quindi questa celebrazione nella quale, uniti in preghiera, affidiamo a Padre Giorgio alla mediazione materna della Vergine, Consolata, Consolatrice. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria in excelsis Deo.
il Padre onnipotente, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre. Gloria a Dio in te, ora tu su tutta la terra. Gloria a Dio in te, ora tu su tutta la terra. Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria del Padre. Gloria a Dio nel cielo, pace su tutta la terra. Gloria a Dio nel cielo, pace su tutta la terra. Preghiamo. O Dio, pastore eterno, che governi il tuo popolo con sollecitudine di padre, guarda il tuo servo, il presbitero Giorgio, chiamato a far parte del collegio episcopale, e fa che nella santità della vita si dimostri sempre e dovunque autentico testimone di Cristo, Maestro e Signore. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Geremia. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. Rispose, ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Ma il Signore mi disse, non dire sono giovane. Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti. Oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca e il Signore mi disse, ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Parola di Dio. Senza fine la bontà del Signore. Canterò senza fine la bontà del Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio del Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino. Canterò senza fine la bontà del Signore. Magnificate con me il Signore. Esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore. Mi ha risposto. E da ogni mia paura mi ha liberato. Canterò senza fine la bontà del Signore. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Canterò senza fine la bontà del Signore. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Canterò senza fine la bontà del Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella mia carne a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Di essa sono diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi, di portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai Suoi santi. A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti. Cristo in voi, speranza della gloria. È Lui infatti che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Per questo mi affatico e lotto con la forza che viene da Lui e che agisce in me con potenza. Parola di Dio. Signore con gioia, grandi prodigi ha compiuto, cantatelo in tutta la terra. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Dopo che si fu manifestato risorto ai suoi discepoli, quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato per la terza volta che lo domandasse: Mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto. Tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecore.
Acclamiamo la parola del Signore. Tutte le genti mostra la sua grandezza, rivela la sua giustizia. Possiamo sedere. Eminentissimo e reverendissimo Padre, la Santa Chiesa Cattolica chiede che sia ordinato vescovo il presbitero Giorgio Marengo. Avete il mandato del Papa? Sì, lo abbiamo. Se ne dia lettura. Francesco, vescovo servo dei servi di Dio, invia il saluto e la benedizione apostolica al diletto figlio Giorgio Marengo, membro dell'Istituto Missioni Consolata, ora nominato prefetto apostolico di Ulaanbaatar e contestualmente dotato del titolo della Chiesa di Castra Severiana. Poiché siamo impegnati ad assolvere il mandato di governare la Chiesa universale del Signore, sono sempre presenti davanti ai nostri occhi tutte le comunità diffuse nel mondo. Ora, dopo la pia morte del venerabile fratello Venceslao Selga Padilla, CICM, rivolgiamo il pensiero ai fedeli che vivono in Mongolia e in particolare alla comunità di Ulaanbaatar, per la cura delle cui necessità spirituali si ritiene affatto indispensabile un uomo preparato, insignito della dignità episcopale. Poiché tu, diletto figlio, già da parecchi anni sostenuto dall'aiuto sollecito del tuo istituto delle missioni consolata e primo missionario in Mongolia del medesimo istituto, hai svolto un'intensa attività pastorale in quel luogo. Ci sembri idoneo a sostenere quell'incarico e a compierlo con frutto. Per questo motivo, con la nostra potestà apostolica, sentito il parere della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, ti nominiamo prefetto apostolico di Ulaanbaatar e nello stesso tempo vescovo con il titolo di Castra Severiana, secondo la norma del diritto canonico. Potrai ricevere la consacrazione episcopale fuori Roma in ogni parte del mondo. Prima però dovrai emettere la professione della fede cattolica e il giuramento di fedeltà a noi e ai nostri successori, secondo le formule stabilite da usarsi nel modo consueto. Inoltre, farai in modo che il clero e i fedeli a te affidati siano informati di questa nostra volontà. Infine, diletto figlio, ti esortiamo nel Signore
mentre stai per accedere a codesti incarichi, ad intensificare il tuo impegno pastorale e a moltiplicare le forze per poter adempiere efficacemente per Cristo questo incarico di grande responsabilità che oggi con fiducia ti affidiamo. Dato in Roma presso il Laterano il giorno 2 del mese di aprile dell'anno del Signore 2020, ottavo del nostro pontificato. Franciscus, Prato Piva, pronotario apostolico. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Miei cari fratelli e sorelle in Cristo, ringraziamo il Signore per averci riunito come una comunità di fede in occasione di questa consacrazione episcopale. Chiamando Monsignor Giorgio Marengo da Torino e dai missionari della Consolata a diventare vescovo in Mongolia e nella Chiesa Universale, Dio ha manifestato il suo amore fedele verso il suo popolo in tutte le parti del mondo. Noi ringraziamo Monsignor Giorgio per aver risposto a quella chiamata e per essere qui oggi. Avevo paura che sarebbe scappato. Ma chi non tremerebbe e non si tirerebbe indietro di fronte al peso del ministero episcopale? Fin d'ora io mi fanno girare la testa. Ma che cosa si aspetta il popolo di Dio da un vescovo? Permettetemi di condividere con voi alcuni degli insegnamenti, alcune citazioni del Concilio Vaticano II sul ministero e sulla vita di un vescovo. Cito: i vescovi, successori degli apostoli, col successore di Pietro, reggono la casa del Dio vivente. Lumen Gentium, la Costituzione dogmatica sulla Chiesa, numero 18. I vescovi dunque hanno ricevuto il ministero della comunità per esercitarlo con i loro collaboratori, sacerdoti e diaconi. Presiedono in luogo di Dio al gregge di cui sono pastori, quali maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto, ministri del governo della Chiesa. Numero 20. Con la consacrazione episcopale viene conferita la pienezza del sacramento dell'ordine, quella cioè che viene chiamata sommo sacerdozio, realtà totale del sacro ministero. Numero 21. L'ordine dei vescovi, il quale succede al collegio degli apostoli nel magistero e nel governo pastorale, è anch'esso, insieme con il suo capo, il romano pontefice, e mai senza questo capo, il soggetto di una suprema e piena potestà
su tutta la Chiesa. Numero 22. Poi in Christus Dominus il Concilio esorta i Vescovi ad insegnare il valore della persona umana e della famiglia. Numero 12. A preoccuparsi dell'insegnamento del Catechismo, a promuovere la santità del clero, dei religiosi e dei laici, ad incoraggiare varie forme di apostolato e a mostrare un particolare interessamento per gli emigranti, gli esuli, i profughi. Ma questi sono solo alcuni dei molti nobili ministeri del Vescovo. E sono sicuro che voi avete visto svolgere il proprio, avete visto Vescovi svolgere il proprio ministero fedelmente, instancabilmente e in maniera perfino eroica. È una benedizione averli visti portare avanti così i compiti loro assegnati. Ma c'è qualcosa che noi non vediamo? Cosa succede nel cuore di un vescovo? Come si forma il cuore di un vescovo? Come si forma il cuore di Giorgio per diventare vescovo? Molte volte nel corso del suo ministero un vescovo si chiede: come posso fare ciò che ci si aspetta da me? Come posso veramente onorare il ministero episcopale? La risposta è semplice: come esseri umani non possiamo farlo. Ecco perché abbiamo bisogno di un sacramento, perché è solo attraverso la grazia e la presenza di Dio che un povero peccatore può rispondere ad una chiamata che oltrepassa le sue capacità umane. Questa verità ci viene presentata dalle letture di oggi, letture scelte da Monsignor Giorgio. Nella prima lettura, l'amore rassicurante di Dio trasforma un timido ed esitante Geremia nel suo profeta. Geremia ammette le proprie limitazioni e le proprie paure, che Dio conosce perfettamente. Così Dio gli dà la capacità di essere profeta. Dio mette le sue parole sulla bocca di Geremia. Da quel momento in poi, Geremia pronuncia le parole di Dio, non le sue parole. Deve affidarsi alla protezione di Dio, non alle sue forze. Allo stesso modo, per un vescovo, l'umiltà dà spazio alla parola di Dio e al suo potere di agire. Il Vangelo segue la stessa linea. L'amore di Gesù risorto trasforma Pietro, distrutto e umiliato, in un pastore del suo gregge. Gesù avrebbe potuto condannare Pietro per averlo rinnegato, ma Gesù ama Pietro e chiede in cambio l'amore di Pietro. Simone, figlio di Giovanni,
mi ami più di costoro? Ponendo a Pietro la stessa domanda per tre volte, Gesù sta anche purificando il suo amore. Ricordate che dopo la lavanda dei piedi, nel giorno dell'ultima cena, Gesù disse ai suoi discepoli che dove stava andando, loro ora non potevano seguirlo. Ma Pietro protestò dicendo: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Pietro voleva dimostrarsi migliore degli altri discepoli. Il best friend di Gesù desiderava l'affermazione di Gesù. Pieno di preoccupazione per se stesso, finisce per rinnegare Gesù invece di morire per lui. Dopo la risurrezione, Gesù incontra un Pietro più umile, non affannato a dare prova di sé, ma capace di amare e servire Gesù e il gregge di Gesù. Un vescovo non deve dare prova di sé, perché non ha comunque nulla di cui dare prova. Come Pietro, un vescovo può solo vantarsi dell'amore compassionevole di Gesù, che affida a un povero peccatore la cura del suo gregge. Infine, la seconda lettura ci chiarisce come un apostolo deve prendersi cura del gregge di Gesù. Come Pietro, Paolo è molto consapevole della sua anteriore animosità verso i cristiani. Ma il Signore risorto lo ha misericordiosamente chiamato. Nella lettera ai Colossesi, egli dichiara che la sua missione non è un suo progetto, ma gli è stata affidata da Dio. Il suo ministero non è per promuovere se stesso, ma per predicare la parola di Dio nella sua pienezza. L'obiettivo del suo predicare è rendere ogni persona completa in Cristo. Paolo adopera tutta la sua energia e sopporta ogni prova affinché Gesù possa prendere forma in ogni persona. Che grande modello di umiltà e disponibilità! Come Paolo, un vescovo non dovrebbe formare i fedeli a sua immagine e somiglianza, ma sull'immagine di Cristo. Come Pietro, un vescovo non diventa il padrone del gregge, ma ne è sempre un custode. Esso resta il gregge di Gesù. Pasci i miei agnelli. Pascola le mie pecore. Non sue, pecore di Gesù. Monsignor Giorgio, il dramma interiore che hanno sperimentato Geremia, Pietro e Paolo sarà il dramma invisibile del tuo episcopato ogni giorno. Il tuo ministero attivo, visibile, deve essere accompagnato dalla tua invisibilità.
che ha origine dall'umile ammissione delle limitazioni e delle debolezze, dalla dipendenza dalla parola di Dio, dalla sua presenza e dalla sua protezione, dalla cura del gregge di Gesù come custode semplice. La tua gioia è vedere il gregge crescere nella conoscenza, nell'amore e nel servizio a Gesù, il suo vero pastore. Com'è misterioso il nostro ministero, la sua visibilità è alimentata dalla nostra invisibilità. Quest'arte delicata è un dono di Dio, ma tu puoi alimentarla se guarderai sempre a Gesù, così da irradiare la sua luce, come affermato nel tuo motto episcopale. Respiciter eium ed illuminamini. Guardate a Lui e sarete raggianti. Come Maria, nostra madre della Consolata, tiene Gesù nel suo cuore, anche quando non sempre lo comprendi, e lascia che la sua consolazione dia forza agli altri. Lascia che il tuo cuore, i tuoi occhi, il suo volto, i suoi sorrisi, i tuoi canti e i tuoi scritti sussurrino Gesù. La buona novella vivente alla gente, ai poveri, ai sofferenti, alla steppa, ai fiumi, alle colline e agli eterni cieli blu della Mongolia. Sussurra Gesù con la fiducia e la convinzione del tuo cuore, nelle tue conversazioni, nei momenti di convivenza e nelle serate silenziose con i tuoi amici in Mongolia. Lo Spirito Santo porterà il tuo umile sussurro anche alle terre e ai cuori a te inaccessibili. Il rito dell'ordinazione inizia con la invocazione allo Spirito Santo. In piedi cantiamo Veni Creator Spiritus. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti ectora. Qui diceris Paraclitus,
Donum Dei Altissimi, fonsibus ibis caritas, et spiritualis unctio. Tu septi formis munere, dextere Dei tu digitos, tu rite promissum patris, sermone vitas futura. Accende lumen sensibus, infunde amore in cordibus, in firma nostri corporis, virtute firmas perpeti. Ostem repellas longius, pacemque dones protinus, ductores ite previo, litemus omne noxius. Per te sciamus da Patre, noscamus atque Filium, te utriusque Spiritum, credamus omni tempore. Ci si può sedere. L'antica tradizione dei Santi Padri richiede che l'ordinando vescovo sia interrogato in presenza del popolo sul proposito di custodire la fede e di esercitare il proprio ministero. Voi, fratelli carissimi, adempiere fino alla morte il ministero a noi affidati dagli Apostoli, che noi ora trasmettiamo a te mediante l'imposizione delle mani con la grazia dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi predicare con fedeltà e perseveranza il Vangelo di Cristo? Sì, lo voglio. Vuoi custodire puro e integro il deposito della fede secondo la tradizione conservata sempre e dovunque nella Chiesa fin dai tempi degli Apostoli? Sì, lo voglio. Vuoi edificare il corpo di Cristo, che è la Chiesa, perseverando nella sua unità, insieme con tutto l'ordine dei Vescovi, sotto l'autorità del successore del Beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Vuoi prestare fedele obbedienza al successore del Beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Vuoi prenderti cura con amore di padre del popolo santo di Dio e con i presbiteri e i diaconi, tuoi collaboratori nel ministero, guardarlo sulla via della salvezza? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre accogliente e misericordioso nel nome del Signore verso i poveri e tutti i bisognosi di conforto e di aiuto? Sì, lo voglio. Vuoi, come buon pastore,
andare in cerca delle pecore smarrite per riportarle al ovile di Cristo? Sì, lo voglio. Vuoi pregare senza mai stancarti, Dio Onnipotente, per il suo popolo santo, ed esercitare in modo irreprensibile il ministero del sommo sacerdozio? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Alziamo in piedi. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio onnipotente e misericordioso, perché conceda a questo nuovo eletto la ricchezza della sua grazia per il bene della Chiesa. Signore pietà. Cristo pietà, Cristo pietà. Signore pietà, Santa Maria, Madre di Dio, prega. San Michele, prega. Santi angeli di Dio, prega. San Giovanni Battista, prega. San Giuseppe, prega. Santi patriarchi e profeti, Santi Pietro e Paolo, Sant'Andrea, San Giovanni, San Giacomo, San Tommaso, Santi Filippo e Giacomo, San Bartolomeo, San Matteo, Santi Simone e Giuda, San Mattia, Santi Apostoli ed Evangelisti, Santa Maria Maddalena, Santi Discepoli del Signore, Santo Stefano, Sant'Ignazio di Antiochia, San Lorenzo, Santi Ottavio Avventore e Solutore, San Giorgio, San Callisto Caravario, Sante Perpetua e Felicita, Sant'Agnese, Beata Leonella Sgorbati, Santi Martiri di Cristo, San Gregorio,
Sant'Agostino, Sant'Atanasio, San Basilio, San Martino, Santi Eusebio e Massimo, Santi Cirillo e Metodio, Santi Giovanni XXIII e Paolo VI, San Giovanni Paolo II, San Benedetto, San Francesco, San Domenico, San Francesco Saverio, San Giuseppe Benedetto Cottolengo, San Giovanni Maria Vianney, San Giuseppe Cafasso, San Giovanni Bosco, San Leonardo Murialdo, Santa Brigida, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa di Gesù, Beato Giuseppe Allamano, Beata Irene Stefani, Santi e Sante di Dio. Nella tua misericordia, da ogni male, da ogni peccato, dalla morte eterna, per la tua incarnazione, per la tua morte e risurrezione, per il dono dello Spirito Santo, noi peccatori ti preghiamo, conforta e illumina la tua Santa Chiesa, proteggi il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti e tutti i ministri del Vangelo. Benedici questo tuo eletto, benedici e santifica questo tuo eletto, benedici, santifica e consacra questo tuo eletto. Manda nuovi operai nella tua messe. Dona al mondo intero la giustizia e la pace. Ascolta il Signore.
aiuta e conforta tutti coloro che sono nella prova e nel dolore. Custodisci e conferma nel tuo santo servizio noi e tutto il popolo a te consacrato. Gesù, figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e fondi su questo tuo figlio con la pienezza della grazia sacerdotale, la potenza della tua benedizione, per Cristo nostro Signore.
Senza la mitra. O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, Tu abiti nell'alto dei cieli e volgi lo sguardo su tutte le creature e le conosci ancor prima che esistano. Con la parola di salvezza hai dato norme di vita nella Tua Chiesa. Tu dal principio hai eletto Abramo come padre dei giusti, hai costituito capi e sacerdoti per non lasciare mai senza ministero il tuo santuario e fin dall'origine del mondo hai voluto essere glorificato in coloro che hai scelto. E fondi ora sopra questo eletto la potenza che viene da te, o Padre, il tuo spirito che regge e guida. Tu lo hai dato al tuo diletto figlio Gesù Cristo ed egli lo ha trasmesso ai santi apostoli che nelle diverse parti della terra hanno fondato la Chiesa come tuo santuario a gloria e lode perenne del tuo nome. O Padre, che conosci i segreti dei cuori, concedi a questo tuo servo, da te eletto all'Episcopato, di pascere il tuo santo gregge e di compiere in modo irreprensibile la missione del sommo sacerdozio. Egli ti serva notte e giorno per renderti sempre a noi propizio e per offrirti i doni della tua santa Chiesa. Con la forza dello spirito del sommo sacerdozio, abbia del potere di rimettere i peccati secondo il tuo mandato. Disponga i ministeri della Chiesa secondo la tua volontà. Sciolga ogni vincolo con l'autorità che hai dato agli apostoli. Per la mansuetudine e la purezza di cuore, sia offerta viva a te gradita, per Cristo tuo Figlio. A te, o Padre, la gloria, la potenza, l'onore, per Cristo con lo Spirito Santo, nella Santa Chiesa, ora e nei secoli dei secoli.
Dio, che hai fatto partecipe del sommo sacerdozio di Cristo e fonda su di te la mistica unzione, e con l'abbondanza della sua benedizione dia fecondità al tuo ministero. Ricevi il Vangelo e annuncia la parola di Dio con grandezza d'animo e dottrina. Ricevi l'anello, segno di fedeltà, e nell'integrità della fede, nella purezza della vita, custodisci la Santa Chiesa, sposa di Cristo. Ricevi la mitra. E risplenda in te il fulgore della santità, perché quando apparirà il principe dei pastori, tu possa meritare la incorruttibile corona di gloria. Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore. Abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio.
sei santo, Signore Dio, tu sei forte, tu sei grande, tu sei l'Altissimo, l'Onnipotente, tu Padre Santo, Re del Cielo, tu sei Trino, uno Signore, tu sei il bene, tutto il bene, tu sei l'amore, tu sei il vero, tu sei umiltà, tu sei sapienza, tu sei bellezza, tu sei la pace, la sicurezza, il gaudio, la letizia, tu sei speranza, tu sei giustizia, tu temperanza e ogni ricchezza. Tu sei il custode, tu sei mitezza, tu sei rifugio, tu sei fortezza, tu carità, fede, speranza, tu sei tutta la nostra dolcezza, tu sei la vita, la vita, pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, Signore, le offerte che portiamo all'altare per la tua Chiesa e per il tuo servo Giorgio, che hai scelto come dispensatore dei santi misteri, a guida del tuo popolo. Rivestilo delle virtù degli apostoli per la crescita spirituale del tuo popolo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito il Cristo tuo Figlio pontefice della nuova ed eterna alleanza, e hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti e con affetto di predilezione sceglie alcuni tra i fratelli che mediante l'imposizione delle mani fa partecipi del suo ministero di salvezza. Tu vuoi che nel suo nome rinnovino il sacrificio redentore, preparino ai tuoi figli la mensa pasquale e servi premurosi del tuo popolo lo nutrano con la tua parola
e lo santifichino con i sacramenti. Tu proponi loro come modello il Cristo, perché donando la vita per te e per i fratelli si sforzino di conformarsi all'immagine del tuo Figlio e rendano testimonianza di fedeltà e di amore generoso. Per questo dono del tuo amore, o Padre, insieme con tutti gli angeli e i santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, presi il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa
la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza del tuo Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il beato Giuseppe Alamano, le beate Leonela Sgorbati e Irene Stefani, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro fratello e vescovo Cesare, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Assisti nel suo ministero il nostro fratello Giorgio, che oggi è stato ordinato vescovo. Donagli la sapienza e la carità degli apostoli, perché guidi il tuo popolo nel cammino della salvezza. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Precepti salutaribus moniti, per divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, che nos inducas in tentazione, se libera nos a malo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa,
e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola. Per la Santa Comunione vi invito, chi è in questa parte alta del santuario, quindi questa zona, quella e le altre, a venire qui dal centro in fila per uno e andare via dai lati. In fila per uno, distanziati, si stende la mano, possibilmente sistemate già la mascherina da non dover fare pasticci. Lo stesso chi è sotto in Sant'Andrea, anche chi è fuori del santuario potrà ricevere la Santa Comunione con le stesse modalità. Prima di partire dall'altare, chi la distribuisce qui dirà il corpo di Cristo, tutti si risponde amen. Durante la distribuzione della comunione non si dice nulla. Il corpo di Cristo. Prima del tempo, quando l'universo
l'oscurità. Il Verbo era presso Dio. Venne nel mondo, nella sua misericordia ti ha mandato il Figlio suo, tutto se stesso come pane, Preghiamo. Per la potenza del sacrificio eucaristico, moltiplica, Signore, nel Vescovo Giorgio i doni della Tua grazia, perché fedele nel servizio riceva il premio riservato agli operai del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Riceviamo ora la benedizione del nuovo Vescovo che passa in mezzo a noi, insieme ai due primi concelebranti. Intanto cantiamo l'inno di ringraziamento, Te Deum laudamus. Te Deum laudamus, Te Dominum confitemus, Te Eternum Padre, omnis terra veneratus, tibis omnes angeli, tibi cæli et universae potestates,
tibi cherubim et serafim, inaccessibili voce proclama, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Venis in Celi et Te gloriosus apostolorum corus. Laudabilis numeros te martyrum candidatus, laudate exercitus. Santa confite tur ecclesia, Patre, immense maiestatis. Et unicum filium, Sanctum quoque Paraclitum Spiritus, Turex glorie Christe, Tu Patris Sempiternus est Filius. Non orruisti virgine sutero, tu de victo moretis aculeo, aperuisti credentibus regna celorum, tu ad desteram Dei sedes in gloria Patri. Iude ex crederis esse venturus. Vos pietoso sanguine redemiste, eterna facum sanctis tui, in gloria numerari. Sanctum fax populum tuum Domine, et benedicte hereditati tue, et regeos, et extolle illos usque in eternum, per singulos dies benedicimus te, et laudamus nomen tuum in saeculum et in saeculum saeculi. Dignare Domine die isto, sine peccato nos custodire, miserere nostri Domine, miserere nostri. Iat misericordias tua Domine super nos, quem ad modum speravimus in te. In te, Domine, speravi, non confundar in eterno.
Due giorni fa abbiamo celebrato la trasfigurazione del Signore, un mistero tanto luminoso. Quando la luce di Dio ci avvolge così tanto, rimaniamo quasi turbati come Pietro, Giacomo e Giovanni su quel monte. Oggi per me è un po' così. È tanto intensa questa luce, è tanto profondo il mistero celebrato che le parole non bastano davvero. Ci vuole la parola di Gesù, ci vuole la sua mano che ci tocca. E oggi qui abbiamo ascoltato insieme questa parola, l'abbiamo gustata grazie alle parole del Cardinal Tagle. Siamo stati raggiunti dalla concretezza dei segni sacramentali che prolungano nel tempo la presenza amorosa del Signore risorto nella sua Chiesa. Olio che scende sul capo, pane e vino, mani che toccano, parole che risuonano. Oggi qui ci siete voi, mamma e Maki, insieme agli altri membri della nostra piccola famiglia. E poi i missionari e le missionarie della Consolata, la famiglia spirituale che mi ha accolto nel suo grembo. Pensiamo al nostro beato fondatore che si affacciava da uno di questi coretti a pregare e adesso si affaccia dal cielo. E poi amici, sacerdoti e vescovi, persino cardinali, che mi confortate con il vostro esempio. Amici e amiche di sempre, persone care che il Signore mi continua a regalare ad ogni passo del mio cammino. C'è anche Papa Silvio dal cielo e c'è anche Monsignor Venceslao Padiglia che il giorno prima di morire, improvvisamente, mi disse al telefono: quando me ne sarò andato, prenditi cura della missione. Solo lo Spirito sapeva che significato potessero avere queste parole. Un condensato di grazia che posso solo accogliere con tanta riconoscenza, come dono tanto speciale che il Signore vuole farmi all'inizio di questo servizio che mi viene affidato. La trasfigurazione è luce per confortare i discepoli prima dello scandalo della croce. Questo giorno luminoso è luce a cui dovrò sempre ricorrere nel seguire il Signore crocifisso e risorto che mi manda in Mongolia, nella terra che ha pensato per me, perché io mi ci converta e cammini umilmente nelle sue vie, al servizio di chi ancora non lo conosce o sta cominciando a seguirlo. Allora l'unica parola che può risuonare è solo il grazie più sincero e più profondo al Signore della storia e a tutti voi, soprattutto a chi si è tanto prodigato perché andasse tutto bene oggi, a cominciare dal Rettore, il Signor Giacomo, dai tutti i tecnici che hanno curato la trasmissione, grazie alla quale tante persone nel mondo si stanno unendo a noi. Ma l'elenco sarebbe veramente troppo lungo, non voglio anche dilungarmi troppo. Sentitevi tutti e ciascuno raggiunti dal mio grazie più vero, Vairda, si dice in mongolo. Un grazie speciale che però vorrei rivolgere ai miei fratelli e sorelle della Mongolia, che ci seguono da lontano e aspettano il mio ritorno a Ulaanbaatar. Allora non ci resta che guardare a Maria e trasformare in preghiera ogni nostro sentimento. Lei, a differenza dei discepoli, non ha avuto la grazia di vedere il volto trasfigurato del figlio suo sul monte Tabor, perché ce l'aveva già impresso dentro. Chiediamole di essere anche noi persone trasfigurate dall'amore per condurre tutti all'incontro con Cristo. Haert, Christ dottor Haert achandus min, bi tabukuntege inhu salschwiger hambogtlo, times hamblamin huviar anchnicha mintschtigeg de schulchig huschwein. Kardinal Tagle ging nadat gardulsan in Bugch, Бол миний Монгол дах католик шашинтай буюу та бүхэндээ тогтоосон холбооны жинхэнэ илэрхийлэл юм аа. Өнөөдөр энд хамт та бүхэнч чигисэн байгаа шүү. Монгол орныг миний хоёр дах нутаг болгохыг Тэнгэр Бурхан хүсжээ. Миний хувьд энэ нутаг Кристийн дагалдагч болон өсөх сайн мэдээ тунгалах гэдгийн сайхныг мэдрэх адилсан газар байх юм аа. Харин сайн мэдээг хүлээн авсан, хүлээн авч байгаа та бүхэн надад өөрсдийн үлгэр жишээгээр дамжуулан
Christe ditikte humus ben gitik yugis nuk bodhik zan sorgach detek bile. Khairte mongold osta bid jijik khon surek bodovch idni talal torshich peterin zagamchlagch pap francis ikit khairagtsan yum. Tirer namayg bolon ta bugdig oroltsuulan idni dagaldagch baikhat urj bain. Inihu itigil bishirliin gaikhaltai zamd нэг нэгэндээ тушалцгаая. Хүндэт Монгол ахан дүүс бүртээ мөн та бүхний төлөө өөрсдийгөө зориулан буй шашны дэгэрүүлэгч нартаа баярлаа гэж хэлье. Түүнчлэн Монголын засгийн газар болон аймаг хотын удирдах албан тушаалтнуудад Кристийн шашны уламжлалд хүндэтгэлтэй хандаж үргэлж өндөр хариуцлага харуулж мөн өөрсдийн ажил үүргээрээ бүх хүмүүсийн тайван амгалан байдлыг батлан дааж байдагт талархаж байгаагаа илэрхийлье. Энэ цаг мөчид би тэдний төлөөч гисэн мэрэгэн ухааны хишгийг гуйн Монгол даяар энх тайван ба ив найрамдлыг дуудан залбирч байна. Ахан дүүс нар минь Тэнгэр Бурханы ихэд зориулсан хоёр сайхан дуутай бичлэгийг бэлтгэсэн миний сэтгэлийг хөдөлгөөлөө. Баярлаа та бүхэнд. Нэг дууг нь бид талархал магтаалын мөргөлийн өмнө сонссон. Одоо харин хоёр дахь дууг дуулнаа. Энд цугласан итал найзууд ч бас та бүхэнд талархаж та бүхнийг биширч байна. Өнөөдөр бид энд Тэнгэр Бурхан ихний өмнө түнд өөрсдийгөө болон Монгол дахь католик шашныг даатгахаар ирсэн байна. Их Мариятай хамт бид аюулгүй. Тэнгэр Бурхан та бүхнийг адислах болтугай. Ho invitato i nostri fratelli della Mongolia a ringraziare con noi loro che hanno preparato anche in questi giorni di lontananza un paio di canti dedicati alla Madonna e pensiamo proprio come gesto conclusivo di cantare a lei, siamo qui nella sua casa, siamo qui ad affidarle la Mongolia e la Chiesa Universale, per cui vi invito a seguire con il cuore il canto in lingua mongola che adesso andiamo a offrire alla consolata. Tinder
Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ti ha costituito pastore e guida nella vita, ti benedica, ti custodica nella vita presente e ti doni la beatitudine eterna. Cristo Signore conceda al clero e al popolo, uniti nel suo nome, a suo amore, di godere del suo favore per lunghi anni sotto la tua guida pastorale. Amen. Lo Spirito Santo li renda obbedienti al Divino Maestro, docili al tuo ministero, liberi da ogni avversità, colmi di tutti i beni, e dopo una vita serena e tranquilla li accolga con l'Assemblea dei Santi. E su tutti voi qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. Vi invito a rimanere ai vostri posti mentre i vescovi si recano davanti al quadro per una foto tutti insieme. Poi i vescovi usciranno, dopo che sono usciti i vescovi uscirete anche voi. Grazie. Siamo con voi, no? Scusate un attimo solo mentre fanno la foto, e come missionari e missionarie ci tenevamo a dire questo: vi sarà consegnata all'uscita l'agenda EMI dell'anno prossimo, sempre avanti. Perché? Perché i commenti biblici alla parola sono stati fatti da Monsignor Giorgio e ci sembrava un bel regalo, un bel ricordo per oggi. Quindi prendetelo come un tesoro geloso, un regalino che vi accompagna per tutto l'anno prossimo, a nome dei missionari e delle missionarie della Consolata e di tutti gli amici.
Grazie, grazie, grazie di cuore. Andiamo a piangere. Pieni di gioia per il dono di Monsignor Giorgio, ringraziamo il Signore e chiediamo la protezione di Maria. E ricordiamo anche, sempre nell'ambito spirituale, che dopo c'è un rinfresco fraterno per concludere in gioia la festa. Lo affidiamo alla Vergine Consolata e a lei preghiamo perché possa disimpegnare al meglio la sua missione di pastore. Grazie a tutti. Ах, так.